Taglio del nastro sabato scorso per l'apertura della nuova farmacia a Canale Albani a fianco del Palazzo di Vetro a Fano. La struttura, già in funzione da qualche settimana, è gestita dal farmacista Emanuele Feduzzi, nonché sindaco di Fermignano, e Michela Biondini. Molti gli intervenuti che, oltre a complimentarsi per la cura dell'allestimento della farmacia, hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai due farmacisti. Una sede farmaceutica unica a Fano che punta soprattutto ai molti servizi per la clientela. Queste le parole di Emanuele Feduzzi. Una farmacia che sarà diversa rispetto a quelle classiche che troviamo, quindi oltre alla parte del farmaco, del parafarmaco, della cosmesi, ovviamente all'interno avremo la parte della preparazione galenica, ma anche e soprattutto tanti servizi, dall'elettrocardiogramma all'holter cardiaco, a chiaramente le varie misurazioni, pressione o che possa essere praticamente trigliceridi, colesterolo, quindi l'autoanalisi, la parte dell'autoanalisi, anche tanti professionisti, quindi dal biologo nutrizionista al logopedista, all'osteopata, all'ostetrica, al preparatore atletico. Saranno tutti professionisti che fanno parte del nostro staff e che quindi arricchiranno l'offerta appunto di servizi che fa la farmacia. Un'attenzione è anche rivolta ai tamponi. È possibile usufruire del servizio tamponi, gli orari praticamente sono quelli della farmacia su prenotazione, ma riusciamo anche a inserire, nel caso di qualsiasi urgenza, riusciamo a inserirle nei vari spazi praticamente che si possono trovare durante la giornata. La farmacia sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 8:30, 13, 15:30, 19:30.